La donna siciliana è stata a lungo rappresentata come una figura stilizzata, vestita di nero, segregata dalla gelosia, con gli istinti castigati dai familiari. Ovviamente è un'immagine lontanissima dalla realtà. Seppure qualcosa di vero c'è nel personaggio di fantasia interpretato da Claudia Cardinale nei Soliti Ignoti, Carmelina Rigomponete, un secolo prima nella realtà c'erano le temibili combattenti socialiste di Piana degli Albanesi e già nell'Ottocento c'erano donne che scendevano in piazza e non avevano alcuna intenzione di ricomporsi. Scopriremo le storie più diverse, dalla santa patrona Rosalia a Franca Viola, che fece cambiare leggi e costumi, da Emanuela Loi, prima donna poliziotto uccisa dalla mafia, a Ninetta Bagarella, moglie del boss Salvatore Riina, dalla cantautrice Rosa Balistreri all'editrice Elvira Sellerio, dalla prima Miss Italia alla prima divorziata d'Italia, per chiederci se esiste, alla fine, un carattere comune alle donne della più grande isola del Mediterraneo.